Cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io sono Giancarlo, pronto a presentarvi le favolose crisomele, dei veri gioielli viventi. Ed è strano che siano così poco conosciute. È sempre bene cogliere più occasioni per informarsi su qualche novità, molto più interessante che cercare conferme a dei luoghi comuni. Se per voi sono una novità, i colori di questi insetti vi stupiranno anche di più. Sigla. La famiglia delle crisomele, i crisomelidi, appartenenti all'ordine dei coleotteri, si pensa sia composto da circa 35.000 specie nel mondo. In Italia le specie sono 813. La forma potrebbe farle considerare grossi coccinelle. In realtà sono all'opposto. Le crisomele sono erbivore, le coccinelle carnivore. Quasi sempre presentano elitre colorate, con riflessi metallici, anche vistosi. Si tratta di colori detti aposematici, per avvertire i predatori di essere velenosi oppure immangiabili, cioè disgustosi. Si tratta quindi di un mimetismo mulleriano. Si sono diffusi facilmente in tutto il pianeta e nello stadio iniziale di larva si nutrono specialmente di foglie o di strutture ricche di clorofilla. In quella fase hanno l'aspetto di sacchettini o salsicciotti rigonfi e ondulati, solitamente di un solo colore, verde metallo, giallo, arancio, rosso o nero. Da adulti preferiscono le gemme e i fiori freschi, ma anche le parti interne, cioè il polline. Ne deriva che una pianta venga totalmente danneggiata. Di norma, alla fine della stagione estiva, avvengono gli accoppiamenti, con successivo rilascio di un'alta quantità di uova, spesso con lo stesso colore della larva. Dopo la stagione autunnale e invernale, la larva si infossa nel terreno e si tramuta in ninfa. Ci vorrà una ventina di giorni per diventare insetto adulto. Si può dire che ogni specie abbia una sua pianta preferita. Molti nomi scientifici, infatti, prendono spunto dal vegetale su cui si sviluppano. La dorifora della patata, Leptinotarsa decem lineata, è una delle più famose. Inconfondibile la sua livrea a righe gialle e nere. Quando a 40 cm sottoterra la temperatura sale a 14 gradi centigradi, la dorifora, che ha svernato, si sveglia ed emerge. Appena si raggiungono i 16 gradi giornalieri, maschi e femmine si accoppiano. Lei depone fino a 40 uova, sempre sotto le foglie esposte a est. Nascono le larve e mangiando si sviluppano attraverso tre mute. Poi cadono al suolo e scavano fino a 15-16 cm, dove in un paio di settimane, dentro una protezione di terra e saliva, diventano adulti. Questo ciclo si ripete fino a tre volte, deponendo in tutto anche 1000 uova. Invade esclusivamente solanacee, patata, pomodoro, peperone, melanzana, compresa la dulcamara, pianta selvatica. Ogni coppia può generare in un anno diverse migliaia di esemplari. Le piante vengono spogliate completamente e prive di clorofilla dopo poco muoiono. Due nemici naturali della dorifora sono il pressoché universale batterio sporigeno Bacillus thuringiensis gustachi, che le blocca l'intestino, e il parassitoide delle sue uova, Ledovum putleri, una specie di vespina di 3 mm. Le varie specie di crisomelidi non sono minacciate da molti predatori, come ho già detto. Molte non sono appetibili. Tuttavia esiste qualche animale dai gusti poco raffinati che ne è addirittura ghiotto. Può quindi rappresentare un rimedio naturale utilizzabile. Primo fra tutti il famelico tacchino. Per lui è un bene che le crisomele siano facilmente visibili. Anche il pollo, ovvero le galline, cercano tra i bassi cespugli le larve a terra. Il riccio vaga per la campagna proprio alla ricerca di insetti del genere e il topo ragno, con tutti i suoi simili, non riesce a smettere di mangiare e non può fare tanto lo schizzinoso. A parte i colori, quando si differenziano tra loro, i crisomelidi lo fanno nello sviluppo delle larve, a volte con cicli di vita inaspettati. La crisomela delle formiche, Clitra levinscula, è fatta come una coccinella, ma allungata. Ha quattro macchie nere sul corpo rosso lucido, due piccole sulle spalle e due più grandi giù sulle ali. La femmina della crisomela confeziona le uova singolarmente, avvolgendole con escrementi, che seccando hanno aspetto tondeggiante, come semi o pietroline. Le lascia sul terreno e le formiche rosse le raccolgono, portandole nel nido, ignorandone il contenuto.
le larve che nascono formano intorno a sé un tubo con le proprie feci, che ingrandiscono crescendo. Si nutrono di uova delle formiche. Quando queste se ne accorgono e reagiscono, le crisomole non fanno che chiudersi nel loro guscio speciale. Ma gli adulti di Clitra di cosa si nutrono? Le loro piante preferite sono le salicacee, come i salici, appunto. Il pioppo nero è una delle più invase. La criocera dell'asparago vive in Europa, ma anche nel Nord America, grande quasi un centimetro, alla schiena nera, con delle tacche chiare e scure sulle ali, che ai lati hanno i bordi rossi. Le sue larve sono grigie con la testa nera. Strappano voracemente le foglioline della loro pianta alimentare. Si nutre soltanto di asparagi. Come indica il suo nome, depongono anche le uova sui nuovi getti, la parte che compriamo al mercato, rendendola immangiabile. Contro questa specie così dannosa e invasiva è stato anche adottato un rimedio naturale. L'Eulofide vespa azzurra, Tetrasticus ceruleus, un efficace insetto per il controllo biologico, che perfora le uova. Abbiamo poi le crisoline, gruppo di insetti dai lucenti colori, considerati tra i più belli. La crisolina del rosmarino, crisolina americana, presenta sottili righe con un abbinamento verde e viola. Con queste tinte si mimetizza perfettamente nella sua pianta preferita, ovviamente il rosmarino. Sfrutta comunque molte altre piante aromatiche, sempre lamiacee, ad esempio lavanda, salvia e timo, a cui consuma tutte le foglie. Nonostante il nome, questo coleottero ha avuto origine dall'Europa, Africa del Nord e altre zone calde dell'Oriente. Le larve, sulle piante che abbiamo detto, hanno tinte grigio, beige e biancastre, si sviluppano in inverno e sono adulte in primavera. La crisolina della menta, crisolina erbacea, per chi piace il verde è altrettanto splendida, ed una tinta davvero accesa, e si trovano anche esemplari rosso rame o blu violaceo, variazioni che tra i crisomelidi sono abbastanza normali. Data la loro pianta più visitata, la menta d'acqua, questi insetti si trovano abitualmente su pozze o rive e cadono spesso in acqua, risalendo sui gambi senza annegare. Un'altra specie importante, la crisomela del pioppo, crisomela populi, è anch'essa rossa, però le spalle sono strette, un po' più spigolosa al centro delle ali, alla schiena di una tinta blu scuro o verde scuro. Si trova in tutta Europa e gran parte dell'Asia, fino alla Siberia e il Giappone. Predilige i boschi poco umidi con alberi di salice e di pioppo. È in grado di emettere un liquido maleodorante di colore rossastro, ottenuto da sostanze presenti nel suo cibo, le foglie delle salicacee. Le larve sono bianche o grigie, con puntini neri. Un coleottero esclusivo della catena alpina, comprese le zone estere, con un abbinamento verde a sottili strisce blu, è l'oreina dell'imperatoria. La sua pianta alimentare è una specie commestibile piuttosto importante, una piacea, parente del sedano, che possiede ottime proprietà medicinali. L'imperatoria è un buon antinfiammatorio digestivo e per la tosse, calma il prurito e gli sfoghi della pelle. È anche una componente di famosi digestivi e vermouth. La cassida della bietola, cassida vittata, è molto piccola, massimo 6 mm. Ornata di fasce verde spento, con due bande di verde brillante, sia la larva che l'adulto erodono le foglie, provocando sulla bietola dei buchi aperti, rovinandola totalmente. La larva presenta una forma del tutto sua, ovale, con un bordo spinoso frastagliato. È distribuita in Europa, Africa del Nord e Oriente. In Italia è più comune al centro e al sud. Attacca le bietole in marzo-aprile, ma anche barbabietole e spinaci. Le uova sono ovali, gialle e lisce. Per completare gli esemplari italiani, presentiamo la timarca, timarca tenebricosa, una specie tutta nera, che non sembra neppure appartenere alla famiglia. È il più grande crisomelide europeo e raggiunge i 2 cm. Le elitre sono in un unico blocco, quindi non è in grado di volare. La si vede zampettare in giornate nuvolose o verso il tramonto, sui sentieri. Di giorno si nasconde, essendo notturna. La sua larva è scura, con riflessi bluastri o verdastri, e ha la consueta forma di fiaschetta. A differenza delle altre crisomele, la timarca si nutre di piante selvatiche, che un tempo venivano usate abitualmente, ad esempio il gaglio oppure la robbia, i cui frutti servivano per tingere le lane. È diffusa in tutta Italia,
e alcuni la conoscono per la capacità di emettere dalla bocca e dalle giunture una sostanza rossa. Si tratta di cantaridina, elemento velenoso contro i predatori. In Francia viene chiamata sputasangue. Vediamo ora qualche esempio di piccolissimi crisomelidi di altre zone del mondo. Anch'essi si presentano tondeggianti e dai colori riconoscibili. Aspicella burceri, dell'Ecuador, non si può confondere. Molto piccola, nera col collo azzurro e le elitre rugose, con il centro rosso. Peccato che non esistano studi significativi che la riguardano. Aspidomorpha miliaris, delle Filippine, anch'essa molto piccola, 1,5 cm, invade le colture di batata. Nei paesi d'origine viene chiamata scarabeo tartaruga maculato. Ceratoma trifurcata, della Virginia, misura solo 6 mm. Oltre a diverse piante, è un parassita della soia e delle arachidi. Gli adulti bucherellano le foglie, le larve rodano le radici. Offrella comuna, della Pennsylvania, misura 4 mm. Ha la passione per le asteracee, specialmente l'Ambrosia artemisifolia, ed è un bene, poiché è una pianta altamente invasiva, che provoca potenti allergie. Anche Zygogramma suturalis, del Canada, un insettino scuro di pochi millimetri, con caratteristiche strisce chiare verticali, si nutre di varie specie di ambrosia, ed è usata per contrastarne la crescita, piccolo ma grandemente utile. Cari amici, la piccola visita a questi insetti lucenti ci ha mostrato come la natura, nella sua infinita diversità, ci offre il modo di riconoscere le specie e di suddividerle ordinatamente. Iscrivetevi, dateci un mi piace e per ricevere notifica delle nuove puntate cliccate sulla campanella. Grazie della vostra presenza. Ciao!